I fischi del treno chiamano il silenzio e ricordano che sono trascorsi 38 anni dalla strage. Ieri, come oggi, il caldo è soffocante e migliaia di persone affollano il piazzale della stazione di Bologna. L'orologio è fermo alle 10:25, l'ora in cui la valigetta piena di tritolo esplode nella sala d'attesa e si compie così il più sanguinoso attentato della storia d'Italia dal dopoguerra. Una strage di innocenti con 85 morti e 200 feriti che ha cambiato la vita del paese e quella dei sopravvissuti. Perché io il 2 agosto sono uno dei feriti, ero in questa stazione, quindi ho negli occhi le immagini, le macerie. Io 38 anni fa c'ero, quindi sono qua, come tanti altri, però dobbiamo mantenere la memoria. La memoria deve essere mantenuta. Le lacrime riempiono ancora gli occhi per il ricordo sempre più lontano, per il rischio che si dimentichi e per la verità ancora nascosta. Sebbene una sentenza abbia identificato gli esecutori della strage in 3 esponenti di estrema destra, infatti sono ancora molte le zone d'ombra da illuminare. Ha detto così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando anche i gravissimi depistaggi messi in atto da alcuni membri dei servizi segreti. E oggi ha rinnovato appello alla verità, mosso dai parenti delle vittime, il governo ha risposto con parole di impegno. Vengo a portare anche l'impegno per la prima volta serio a lavorare con loro per la realizzazione di tutte le loro richieste. Promesse già sentite per i familiari delle vittime. Il ministro non è che abbia preso delle promesse, la promessa è di vedersi con noi, ecco, questo è il punto. E per la prima volta quest'anno si è fatto spazio tra la folla anche il bus che il 2 agosto del 1980 venne sospeso dal servizio per diventare carro funebre e trasportare all'obitorio una dopo l'altra le 85 vittime di quella terribile strage.